Simona Ventura ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano. La presentatrice si è raccontata sia sotto il profilo professionale che sotto quello privato. Ripercorrendo le tappe del suo vissuto, è tornata con la mente alla storia d'amore vissuta con Stefano Bettarini, di cui ha detto: "Fu un amore giovane, bello, di pancia, molto diverso da quello di oggi. Ma io volevo far tutto. Pensavo alla carriera. Volevo lavorare, uscire la sera, fare la mamma. E lui giocava in un'altra città. Non era possibile." Ha smentito, poi, categoricamente le voci che allora sostennero che facesse uso di droghe per superare la separazione da Bettarini. "Quando scrissero che durante la separazione da Stefano facevo uso di droghe mi ha fatto male. Io sono sempre stata una sportiva, sana, ho ballato. Sopra le righe lo sono ancora oggi, e il mio essere, non c'è mai stato niente di chimico. Meglio dimenticare." Già, meglio dimenticare. Ora Simona Ventura è felice al fianco di Gerò Carraro, che è riuscito a farsi ben volere anche dai suoi tre figli. "Simona Ventura. Possono adorarmi e detestarmi, ma non ho mai ucciso nessuno." Simona Ventura, poi, ha parlato della sua carriera professionale. È consapevole del fatto che alcuni colleghi non la vedano di buon occhio e in proposito dice: "Mai ucciso nessuno. La vita è così, possono adorarti o detestarti. Succede. Mi ritengo una buona persona e chi ha lavorato con me lo sa bene. Chi vince è la squadra. Ho fatto l'attaccante, ma senza gli assist non avrei fatto niente. E sono così ancora oggi." La presentatrice ha messo in chiaro di essere arrivata dove è oggi solo con le sue forze e senza cedere a compromessi. "Non mi sono mai dovuta abbassare a questo. Lo dico con orgoglio, a me non chiedevano di andare a letto, ne avevano altre che si buttavano tra le loro braccia. E alla fine, se non hai la stoffa, puoi girare tutti i letti che vuoi." Super Simo ha anche ammesso di sentire la mancanza del giornalismo. Inoltre, ha spiegato che le piacerebbe fare direttore di rete, ma per il momento preferisce tornare in video. Alla fatidica domanda: "Chi salvi tra Barbara D'Urso e Paola Perego?" ha risposto: "Non le risponderò mai a questa domanda. Paola la conosco da 30 anni, Barbara è la star che non vista della TV. Brava a trattare il pubblico al quale si rivolge. Poi vince, i risultati da anni la premiano. Dunque mi tengo tutte e due." Infine, riguardo alle critiche ricevute per la conduzione di Miss Italia, ha dichiarato: "Ne hanno scritte di tutti i colori. Credo che non abbiano nemmeno guardato il programma. In molti giornalisti lo fanno. Chi se ne frega.